Salotto Feel the Night. Ciao, schicchegnao. Iniziamo bene. Questo è un motivo in più per guardare questa nuova puntata del Salotto Feel the Night. Mauri, manda il menù. Come partecipare al video contest Feel the Night e vincere ricchi premi in musica? Ce lo spiega Daniele della Sound Management Corporation, che oltretutto è la mia casa discografica. Wow. Quattro risate con i saluti schicchi di ciao, schicchi di miau, di Elisette. Jump in con Christian e Luisella dal bunker. Modo di essere con Ilenia Filippo, che ci parlerà di pin up. Elisette da Tel Aviv presenta la pubblicità. No, non è lei che la presenta. Ah, non è lei. Ma presenta un nuovo artista. Esatto, va bene, uguale. Mauri, e poi? Le pubblicità, le parodie delle pubblicità più famose. Ed infine il Music Free. Come si partecipa? E lo diciamo dopo. Sigla! Salotto Feel the Nineties con Robin Lanzile e Mauri. La tua musica da YouTube, in radio e anche in TV. Con lo spazio Music Free, tutto gratuito perché la musica è di tutti. Mi piace tantissimo, mi mette allegria, gioia e mi fa diventare un cartone animato. Il video contest Feel the 90s. Ce ne parla Daniele della Sound Management Corporation. Schicchiri ciao e schicchiri miau, sono Daniele della Sound Management Corporation. Per partecipare non c'è nessun tipo di costo, basta registrarsi al canale YouTube di Roby Laville e mandare a redazione @feelthe90.com entro il 28 dicembre un vostro video a mezzo busto di massimo 2 minuti con una cover o inedito cantata da voi, naturalmente indossando la maglietta di Feel the 90. A fine gennaio ci sarà una selezione e il vincitore avrà la stampa di 100 copie fisiche su CD e la distribuzione digitale su circa 300 store digitali a livello mondiale. In più la promozione all'interno del programma di Feel the 90, e qui colgo l'occasione per dirvi che se volete un supporto discografico da una casa editrice potete contattarci direttamente e fornirci il vostro materiale. Siamo aperti a nuove collaborazioni. Con questo vi saluto, schicchiri ciao e schicchiri miau da Daniele della Sound Management Corporation. Daniele, sei stato un grande, sei stato poi uno che si chiama Daniele, un grande. Salutiamo tutti i Danieli del mondo. Allora, adesso che cosa si fa? Io voglio di ridere. Sì. E ritorno cartone animato per ridere un po' di più insieme a Elisette con la schicchierizzazione. Schicchieri ciao, schicchieri miau. 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 Ciao, schicchieri miau. Ok, give me five. Schicchieri ciao. Schicchieri miau. Schicchieri miau. Schicchieri ciao, schicchieri miau. Schicchieri ciao, schicchieri miau. Roby, sei micico. E adesso, schicchieri ciao, schicchieri miau. Schicchieri ciao, schicchieri miau. Ciao ragazzi, ciao, vi amo a tutti, ciao. Facciamo due salti? Sì, così sto correndo, sì, però. Sì. Dove andiamo? Dove andiamo? Da Luisella e Christian nel bunker con Jump In. Schicchieri ciao e schicchieri miau. Benvenuti nel bunker per la rubrica Jump In condotta da Christian e Luisella. Questa settimana facciamo un salto in Pakistan, dove un uomo di nome Muhammad Rashid ha stabilito un record incredibile. Potremmo far rientrare questo record nella categoria Non provateci voi a casa. Infatti questo giovane artista marziale da oggi detiene il record dello schiaccianoci con la testa, avendone spaccate ben 155 in un minuto. Abbiamo una ripresa dello schiaccianoci. Cioè vabbè, ecco a voi il video dello schiaccianoci.
Questo record surclassa decisamente quello precedente, che era di 44 noci rotte in un minuto. Come avete potuto vedere dal video che è stato girato al Festival della Gioventù Punjab a Lahore, in Pakistan, Muhammad sbatte ferocemente la testa sul tavolo, distruggendo le noci con una tecnica definita colpo di frusta. Abbiamo un'immagine ad alta risoluzione della frusta. Per oggi dal bunker è tutto. Arrivederci alla prossima da Christian e Luisella. Schicchiri ciao! E schicchiri miau! Ne avevo 90 durante i 90s, ma adesso ancora voglio feel the 90s. Adesso l'atmosfera si fa più soft. Sì, sì. Con Ilenia Filippo, moda di essere le pin-up. Wow! Lo stile pin-up è uno stile che si riferisce ai passati 50, 60 e 70 e quindi quello che vi consiglio prima di, diciamo, intraprendere questa strada è di visionare antichi modelli come Audrey o Marilyn, oppure di nuove tendenze rivisitate di questo stile come ad esempio di Davon Lees. Quello che voglio fare non è soltanto illustrarvi lo stile di per sé, perché quello è facile trovarlo dappertutto, ma soprattutto tentare di convincervi, se voi pin-up già lo siete, a venire fuori. Le pin-up, come dicevo, quindi sono scherzose e la scherzosità la mettono in pratica nei loro capelli, perché sono sempre molto curati, anche se questo non significa spaghetti, non c'è niente di rigido in una pin-up, c'è tutto di morbido, sono solo curve, niente colori misti, niente mesh, niente bicolore, ma tutto nero, tutto biondo, tutto rosso e così via. Abbiamo fiocchi, bandane, quello che di più estroso ci può essere e anche pettinature particolari come ad esempio i famosi roll, di cui vi posto un video qui accanto che vi mostrerà come farli in pochi minuti anche da casa vostra. Per quanto riguarda il viso, una cosiddetta bellezza acqua e sapone, anche se non è soltanto acqua e sapone, ci sono dei piccoli trucchi che bisogna utilizzare e che soprattutto tendono a mettere in risalto la parte superiore degli occhi e la bocca. Il tutto deve essere molto curato e troverete utili consigli nel video che vi posto qui accanto. Vanno di molto di moda, o andavano di moda in questo senso, i pois, i fiori, i colori, quindi la vostra fantasia è libera di sfogarsi. L'importante è tenere fede a pochi piccoli parametri, come ad esempio lasciar che la vita sia molto ben visibile, che si mettano in risalto le curve se ce le avete, e o se non ce le avete, comunque sia di rendere la femminilità il più possibile prorompente, senza essere volgari comunque, perché quello è l'assunto principale di una donna pin-up. Spero di esservi stata d'aiuto. Un bacino, schicchiri ciao, schicchiri miau. Quello che la TV non dice. Quello che la TV non dice con Ricky D. Che cosa non dice la TV? Sentiamo, vediamo. Ciao a tutti, oggi saluto tutti quelli della TV che stanno veramente diventando tanti. Gli argomenti di oggi sono come curarsi con l'alimentazione e di come l'economia attuale non aiuti la collettività. Il cibo, quando lo ingeriamo, diventa una parte integrante di noi stessi. Ippocrate diceva: l'alimentazione è la prima cura contro le malattie. Parliamo di alcuni alimenti, come la carne, in particolare quella rossa, aumenta l'esposizione al rischio di cancro, ma altri alimenti prevengono alcune patologie. Ad esempio, la banana contiene potassio. Invece, cipolle prevengono l'osteoporosi e il cancro alla prostata. Oppure, cavoli, broccoli prevengono patologie cardiache. Molti altri alimenti prevengono altri malanni. Il secondo argomento, parlo di economia. Alcuni di voi penseranno che parli di soldi, ma l'economia si occupa dello scambio di beni e di servizi. Le banconote avevano un senso quando erano legate a un valore aurifero, dato da una banca centrale che stampava soldi, ma attualmente la banconota invece sono legate a un valore fittizio di mercato, lo stesso basato su un'economia fondata sul debito, dove la banca private danno prestiti ai cittadini e stati, creando ad esempio debito e cartolarizzandoli in modo da venderli, generando a sua volta debito su debito
sviluppando un collasso che si ripercuoterà sull'effettivo valore dei soldi, che torneranno al prezzo della carta. Concludo dicendo, è la condivisione di una comunità che ci potrà salvare, non la sfrenata ricchezza del singolo come sta accadendo ora. Per oggi abbiamo finito. Schicchiri miau, schicchiri ciao. Salotto Feel the Nighties. Elisette, Elisette. Ci spostiamo da Ricky D a Elisette, che è tutta un'altra cosa, nel senso Ricky non ce ne volere, ma... Comunque invitiamo anche chi ci stesse guardando dalla TV che potete venire a commentare questa puntata a YouTube Roby La Ville. Semplicissimo, la linea Elisette. Ciao Roby, ciao Mauri, ciao cari miei, come state? Io sono oggi qui a Tel Aviv, in questo posto bellissimo, bellissimo, dove voi potete vedere, no, già il mare che è così blu, così bello. Allora Roby, Mauri, venite, venite qui con Elisette. Sentite ragazzi, oggi vi voglio presentare una mia canzone che voi forse già conoscete, al di là di questo mare. Ecco, che è uscita nel mio CD, è semplicemente Elisette, quando avevo ancora le mie trecce, adesso non le ho più. Comunque ragazzi, vi voglio salutare, dire che ho tanta nostalgia di voi. Un bacio grosso, grosso, grosso a tutti voi italiani. Schicchiri ciao! Schicchiri miau! E volerò come un uccello libero e riderò come un bambino a Natale, scorderò la sofferenza di una vita senza di te. E adesso le pubblicità, le parodie delle pubblicità più famose. Ma che bravo presentatore che abbiamo oggi, meno male, mi salva. Le spubblicità, una serie di pubblicità originariamente inutili, trasformate e fatte diventare ancora più inutili. Le spubblicità sono una produzione Canale Test. 4-31-32. Gioca, puoi vincere 10.000 euro. Il corpo umano è composto per l'80% da acqua o cedrata. Rispondi alla domanda. Invia acqua o cedrata al 43132. Leggere attentamente le condizioni d'uso riportate in daltonico nel riquadro. Su giocodazzardo.it le sorprese sul tuo conto corrente non finiscono mai. Il gioco d'azzardo potrebbe causare dipendenza patologica nei migliori negozi di giocattoli. Se passi a Vodafone non ti scassiamo più la chiama il 4 o scarica l'app che non funziona. Cara, ho prenotato la crociera. Sì, caraibica? No, di meglio, macraibica. Crociera macraibica, il tour del macabro per chi ama il macabro. Tappe ad Avetrate, Trezzo sul Giglio, Isola del Brembo, Garlapoli e la sera cena con delitto. Ma dove l'hai trovata? Su Macabro, guarda, è semplicissimo. Seleziono le località macabre, ordino per il numero di omicidi, filtro per le armi del delitto e trovo il miglior prezzo. Delitti? Macabro! Macabro confronta i prezzi delle località più macabre e trova le migliori offerte. Delitti? Macabro! Lo spazio Music Free è offerto in collaborazione con Sound Management Corporation. Music Free! Music Free! Dai voce alla tua musica! Ascolterò, io ti risponderò. Io... Here is going with every sound. Jumping all around the map. Amore, con le mie catene prendi per te tutto quello. Trascinato nella via del vizio, tipo il gatto con la volpe. In fondo tutti frati abbiamo molte più giornate storte. Salivazione zero, in bocca c'è il deserto del Sahara. Vivo legionario e fiero. E anche oggi abbiamo finito. Vi ricordiamo il Music Free, il video contest, tutti gli appuntamenti musicali molto importanti che non credo che altri programmi vi diano, giusto? Sì. E per seguirci c'è la pagina Facebook Feel the Nighties e il sito internet www.feelthenighties.com. Sembra un pappagallo oggi, abbiamo finito. Ho fatto il dolce. Schicchiri, ciao.
Schicchi miau. Feel the night is